Conte sta per arrivare, salutiamo con cordialità, con la nuova sigla sai speciale, è quel programma di artisti a volontà. Tutto senza trucchi e senza inganni, simpatia sincera ci sarà, magari combiniamo anche danni, lo stile è questo e mai mai cambierà. Con Fisarmonicando staremo in compagnia, è festa fra gli amici, tanta musica, allegria. Vai Marco ed Antonella, con gran semplicità, staranno insieme a voi portando la felicità. Andiamo giù in Sicilia, con l'atmosfera blu, il Lazio, Marche, Emilia, di tutto un po' di più. Ai laghi Mario Monti, in piazza sopra i ponti, con Fisarmonicando. Riccardo il Toscano, veloce dai però, Bagnasco il Marziano, campione perché no. C'è Massimo Andreotti, con Marco Porro e i Botti, la festa sta per iniziare. Signori, grazie! Ciao a tutti, benvenuti a Fisarmonicando, quinta puntata, ottava edizione. Infatti Fisarmonicando è nato nel 2004 in quel di Castelletto d'Orba. Mi conoscete, sono Bai Marco e come preannunciato la scorsa puntata, il primo ospite, anzi la prima ospite del nostro appuntamento musicale arriva direttamente dall'Oltrepò, udite, 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 la Deboruccia Sbarra. Ma ciao a tutti quanti! Ciao Marco, come stai? Sto bene, grazie. Noi abbiamo aspettato un pochettino da averti, circa un annetto. Perché? Perché c'era in cantiere una cosa molto importante. Infatti, sì, c'era una cosa importantissima, almeno per me è molto importante, cioè la creazione del nuovo disco, che finalmente sarà una prossima uscita. Ecco, è completato e si aspetta la stampa, ecco, che a giorni dovrebbe esserci. E naturalmente noi di Fisarmonicando, come programmato, lo proponiamo in anteprima per tutta Italia, perché tu sai la famiglia televisiva è aumentata, siamo a livello nazionale, anzi poi saluteremo anche gli amici della Calabria, no? Certo, soprattutto loro anche, no, salutiamo tutti, certo. Però giustamente sai la patria, così insomma, i miei amici, poi è passato talmente poco tempo dall'ultima volta che li ho visti che meritano un salutino in più. Circa due mesi e mezzo fa sei stata... Mi sembra una vita, però vabbè, sono due mesi. La Calabria è una regione bellissima, devo dire che grazie a questa emittente che ci sta trasmettendo da circa due anni abbiamo degli ascolti molto molto elevati, quindi salutiamo tutti gli amici che stanno seguendo dalla Calabria. Va ok? Sì, allora, innanzitutto ciao a tutto lo staff, è sempre lo stesso, non lo cambieremo mai, in regia Michael Cagiana, il mago, il nostro Giorgio Pezzoni, Pezzoni Computer, Marco Pezzoni, manca Alberto Piccolini perché è in viaggio di nozze. Ah sì? Sapevi? No, questo non lo sapevo. Si è sposato anche Alberto. Ma dai. Con Valentina. Bello. Bene, sono contenta, allora auguri agli sposi. Quindi divertiti, mi raccomando, sì, Albert, fai bravo, non combiniamo disastri, non far affondare la nave. E salutiamo anche Riccardo Ambrogini. Allora Deborah, parleremo un po' di tutto, parleremo innanzitutto del disco, di questa bellissima produzione che io ho ascoltato in anteprima. Bella, complimenti. Grazie, gentilissimo. Sempre meglio, no? Naturalmente. Si cerca sempre di dare qualcosa in più, ecco, ogni volta. Anche sì, perché cerchiamo. Gli anni passano e le esperienze insegnano. Infatti ascoltando le precedenti incisioni si cerca sempre di dire quella cosa non la voglio fare più, ma voglio fare queste altre due. Ecco, quest'anno ho cercato di mettere dentro un po' di tutto e di più per renderlo un po' particolare questo disco. Spero che a me piace, spero che piacerà anche al pubblico. Beh, noi lo proporremo in questo appuntamento musicale, quindi poi a voi il giudizio. Naturalmente questa puntata andrà anche in streaming TV per tutto l'anno, digitando www.fisarmonicando.it oppure sul canale YouTube di Bai Marco Fisarmonica, quindi visibilissima per tutto l'anno, quindi poi sai che io passerò i video su YouTube, insomma, sì, pubblicità ecco. A tutto il mondo. Giusto, bravo, che complimenti. Che non fa mai male. Mai. Allora Deboruccia, noi partiamo con i primi due motivi, un nostro carissimo amico che è Dario Gelfi. Sì. Con Caballeros, e poi il tuo primo motivo che è
Indios. Indios. Vogliamo dire due paroline? Indios è proprio, visto che adesso come adesso il ballo del momento è la cumbia, io ho pensato appunto di fare una cumbia che l'abbiamo chiamata Indios, perché diciamo è un medley, fa un brano inedito che è il mio e il grande Apache, un grande celebre. A noi piace. Lo ascoltiamo. Lo ascoltiamo, sì. E volevo complimentarmi anche con i nostri tecnici che hanno voluto con te far preparare qualcosa veramente di particolare, perché noi insomma con gli amici ne approfittiamo per sì fare anche qualche prova, e devo dire, insomma, nel nostro piccolo ma grande studio. A voi giudicate il motivo e anche il video. Io il video direi che è soddisfacente, però sentiamo anche il adesso pubblico. Adesso giudichiamo, ecco. Allora Indios, Deborah Sbarra con noi a Fisarmonicando, ci vediamo dopo. We'll be right back.
Siamo rientrati nello studio di Fisarmonicando, abbiamo ascoltato Indios e devo dire niente male, Deboruccia. Bene, complimenti, mi complimenti, grazie. Complimenti. Grazie. Vogliamo anche dire, ci saranno delle collaborazioni sì, per questo CD? Sì, nella collaborazione voglio ringraziare tanto Fabio Calcagno, il quale dove ho inciso il brano, e diciamo che l'idea anche di Indios deriva appunto da lui con la sua partecipazione, tutti i suoi montaggi e la pazienza soprattutto. Ci vuole tanta 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 pazienza per produrre sì. un CD, poi quando si ascolta, no, come un programma televisivo, ma che bello, ma sì. tutto il lavoro che c'è alle spalle, insomma, è una cosa non indifferente. Poi andremo ad ascoltare, Deborah, altri due motivi, ed un classico. Sì, no? Vabbè, un classico non può mai mancare. È il tuo cavallo di battaglia, sì. poi quello. Sì, infatti. L'ho fatto apposta anche perché la maggior parte delle persone che mi vengono a trovare nelle varie serate immancabilmente mi dicono vogliamo sentirlo. E io dicevo, quando lo metti in CD? Quando? Diciamo quale. No, non diciamo. L'ultimo motivo che ascoltiamo sarà in questa l'ultimo. Puntata. Sono arrivato un sacco di telefonate al 333-53-39-936, gli sms, oppure allo 0385-40-501. Se noi non riusciamo a salutarvi in questo appuntamento, voi lasciate un messaggio in segreteria, oppure lasciate un sms, che lo faremo la prossima puntata. Cominciamo pure, Deboruccia, a fare qualche saluto? Ok. Allora, ciao by Marco, complimenti per il programma, siete forti, vi seguo sempre da Novellara, un brano di Venturi, un ciao da Silvano. Venturi? Sì, vogliono Venturi. Venturi. Oh, c'è con la Barbarella Lucchi. Bene, allora bene. Quindi la prima dedica è andata. Seconda, allora finalmente vi ho ritrovati dopo tanto tempo, siete unici, Mariangela da Rocchetta Tanaro. Asti. Ah beh sì, in Piemonte siamo tornati su due storiche emittenti, so con certezza che gli ascolti sono elevatissimi perché arrivano poi le telefonate e i messaggi, quindi ciao a tutti amici del Piemonte, della Liguria, della Valle d'Aosta, della Lombardia, del Friuli, del Veneto, della Toscana, vedete tutte, e dell'Emilia Romagna, questo è tutto il nord Italia del digitale. Giusto. Dici poco? No, non è poco, dai. Vai. Poi ti dicono ciao by Marco, bravi, bravi e ancora bravi. Ma chi è? Salvatore da Giorgio a Cremano, Napoli. Da Napoli addirittura? Pensa un po'. Beh, questo grazie al satellite, a Sky, al 943, ciao, grazie, continuate a seguirci anche in campagna. Sì, andiamo avanti? Vai. Allora, vi seguo da 2 settimane. Appena? Volevo, solo 2 settimane. Volevo fare i complimenti a tutto lo staff per il simpatico e scorrevole programma. Bellissime fisarmoniche. Angelo da Montà, Cuneo. Ah, Cuneo, ancora in Piemonte. Bene, beh, è un immenso piacere perché siamo andati da Napoli a Cuneo, poi avremo degli altri messaggi, degli altri sms. Fatelo chiamando i numeri che vedete in sovrimpressione. Allora, Deboruccia, parliamo un po', quanto tempo è passato, insomma, quanto ci hai messo per produrre questo CD? Allora Marco, io ho messo... Calcolando gli studi, insomma. Sì, beh, certo. Infatti ho impiegato un po' più del previsto perché ero in fase anche di studio, mi stavo diplomando, come tu sai l'anno scorso mi sono diplomata in pianoforte. Finalmente. Veramente, dopo tanti sacrifici, perché comunque c'è la scuola, seguivo il mio lavoro, poi anche il mio studio, e quindi c'era in progetto del disco, però magari dicevo voglio fare questo, voglio fare quello, cioè mettevo una scaletta, ma poi dopo non andavo oltre, ecco. Poi, finito il diploma, ho detto adesso è il momento di scrivere, ho scritto, appena ho finito è il momento di incidere. Vabbè, dopo aver scritto e qualche correzione bisogna poi incidere. Bisogna incidere, quindi ecco che io a giugno di 2011, nell'arco di un anno, ho concluso il mio CD e adesso aspettiamo solo la stampa. Beh, lo facciamo Giorgio! No, lo facciamo vedere dopo, che siamo un po' in ritardo. Arriva Rulo con Amorque Bomba, qui c'è un po' di andamento lento, e poi il nostro Venturi, Carlo Venturi, poi seguite lo spot perché il 13 di dicembre ci sarà una grande serata dedicata a Carlo Venturi. Qui lo ascoltiamo con Barbara Lu, che all'epoca era quindicenne, quindi giovanissima, con questo video storico dal titolo Anne, poi rientreremo con By Marco e Deborah Sbarra qui a Fisarmonicando. Oh,
parece, y si la abrazo parece que va a explotar. Y si la miro parece, y si la toco parece, y si la beso parece que va a explotar. Camínate a bailar conmigo, es todo lo que te pido. Pa' arriba, pa' abajo, pa' adelante, pa' atrás. Me gusta todo tu cuerpo, adoro su movimiento. Pa' arriba, pa' abajo, pa' adelante, pa' atrás. Y si la miro parece, y si la toco parece, y si la abrazo parece que va a explotar. Y si la miro parece, y si la toco parece, y si la beso parece que va a explotar. El amor es una bomba, sí, es una bomba. El amor es una bomba que va a explotar. El amor es una bomba, sí, es una bomba. El amor es una bomba que va a explotar. ¡A gozar! ¡Rico! ¡Bailando! Ven a bailar conmigo, es todo lo que te pido. ¡Para arriba! Parece, y si la abrazo parece que va a explotar. Y si la miro parece, y si la toco parece, y si la beso parece que va a explotar. El amor es una bomba, sí, es una bomba. El amor es una bomba que va a explotar. El amor es una bomba, sí, es una bomba. El amor es una bomba que va a explotar. Parece, y si la abrazo parece que va a explotar. Y si la miro parece, y si la toco parece, y si la beso parece rico, mami, que va a explotar. El amor es una bomba, sí, es una bomba. El amor es una bomba que va a explotar. El amor es una bomba, sí, es una bomba. El amor es una bomba que va a explotar. El amor es una bomba, sí, es una bomba. Bomba. Anna, thank you.
le emozioni diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica, la fisarmonica dei numero uno, a Stradella. Per scegliere il meglio, la fisarmonica dei numero uno, semplice, by Marco. Telefono 0385 40 501, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato, festivi dalle 9 alle 12. Su web www.bymarco.it, è tutta un'altra musica. Ecco qua il CD con la numero 3, la telecamera, il nostro Giorgino lo sta riprendendo, di Deboruccia Sbarra, eccolo qua, Indios, complimenti anche per la copertina, naturalmente con l'inseparabile Giallina. Eh beh sì, quella non può mancare. Quanti anni ha la tua Giallina ormai? La mia Giallina, ridendo, no caro Marco, ne avrà già anche 10 o 11. Di già? Sì. La mia Giallina, ridendo e scherzando, sì. Ma è già così anziana anche lei? Sì, è. Però vedi come si mantiene giovane con la musica. Allora, intanto che tu parli di questo CD, il nostro regista lo inquadra nuovamente. Allora, sicuramente sarai andata a toccare un po' tutti i generi musicali, vero? Sì, ho toccato un po' tutti i generi, in particolar modo la cumbia, perché vabbè, il primo brano è una cumbia. Poi ce n'è un'altra inedita che abbiamo scritto io e il collega Lorenzo Cida, con quale saluto. E poi, vabbè, una mazurka, un valzerino. Il valzerino, caro Marco, ho messo un classico che so che sarà il prossimo brano che faremo sentire, al quale io devo aggiungere una piccola dedica, perché io l'ho voluto incidere, sono andata a rispolverare un brano del passato proprio per dedicarlo a mio zio che è giù in Calabria, al mio zio Leo. Zio Lello, ecco, questo era tutto per te, non l'abbiamo scritto nel disco ma lo diciamo in diretta. Ciao Leo, ciao Leo anche da parte dello zio Marco, ciao. E poi c'è una novità, che poi magari se mi inviterai una seconda volta la faremo anche sentire, e cioè che sto tentando e imparando anche a suonare l'organetto e ho scritto una canzone, una polca per organetto. Qui c'è lo zampino di Papà Ninuzzo, sicuro. Quello sì, sai com'è, un po' la nostra lì, dobbiamo farla rinascere il folklore calabrese. Salutiamo, ciao Nino dall'altra ciao, parte Pino. Della vetrata, ciao Nino, poi magari nel finale lo facciamo entrare in studio. Ascolta Deborah, ti ascoltiamo appunto con Speranze Perdute, valzer di cui parlavi, e poi arriva Luciano Nelli con Guarda che luna, guarda ciao, che mare, giusto? Faceva così? Sì, faceva proprio così. Ok. Thank you.
guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare folle d'amore, vorrei morire mentre la luna di lassù ci sta a guardare. Ma resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto, ed ora son solo a ricordare, e vorrei poterti dire guarda che luna, guarda che mare. Desiderarti tanto, ed ora son solo a ricordare, e vorrei poterti dire guarda che luna, guarda che mare. Guarda la luna che splende lassù, guarda che mare, una tavola blu, che non potrò scordare. Sei innamorato, sei ancora di me, col desiderio che c'è sempre in te. Dammi l'amore che hai, non parlare. Amami, amami, vivimi. Desiderarti tanto, ed ora son solo a ricordare, e vorrei poterti dire guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, che bene. Marco, siamo ritornati e cominciamo con delle dediche, decido io oggi. Va bene, comandi. Allora, sono Michele, chiamo da Borghetto di Borbera, Alessandria. Vorrei ascoltare un brano di Massimo Andreotti. Complimenti all'ospite, grazie. Ciao Bai, siamo un gruppo di amici che vi segue ogni settimana dalla Nuvrio. Vorremmo ascoltare un brano di un fisarmonicista de Roma. Quindi la Nuvrio, presumo che sia in provincia de Roma, arriva certo. Un mio carissimo amico. Bentornati, vi aspettavamo da giugno, ora dice non abbandonateci. Rosario e Anna Maria da Caronia, Messina, in Sicilia addirittura. Quindi da Lazio andiamo in Sicilia, ciao. E adesso Marco, stai attento a questa dedica.
La By Marco è la migliore fisarmonica al mondo, non per nulla i migliori fisarmonicisti italiani la usano. Bene, grazie. Concordo grazie anch'io su questa cosa. Grazie. Ciao da Marcello, da Castelnuovo, Val di Cecina. Grazie, grazie, grazie. Poi c'è, ciao a tutti, è la prima volta che vi seguo. Complimenti allo staff per la simpatia e la professionalità. Un programma semplice come una volta. Roberto da Costiglione di Saluzzo. Ciao Roby, grazie. Ce n'è ancora una. Ciao By Marco, vorrei fare gli auguri di buon compleanno a mio marito Giuliano da parte di Michela da Bogliasco, Genova. Un brano a vostro piacimento. Bene, grazie a tutti. Voi continuate, andiamo nell'altro angolo dello studio, regia, grazie. Continuate a chiamare lo 0385 45 101, il 333 533 9936, mandate i vostri sms. Se non riusciremo ad accontentarvi in questa puntata, non preoccupatevi, lo faremo nella prossima. Ora un angolino tutto dedicato alla fisarmonica. Finalmente, Deborah, mi sono impegnato perché ho voluto creare, dopo tanti anni, dopo 10 anni, 11 anni dedicati alla musica da ballo, quindi a questi grandi professionisti, tutti sanno che io sono stato per 11 anni l'accordatore della Della Pe, e purtroppo questa storica azienda ormai è diventata, se non erro, ha campionato il suono di una grossa azienda che è la Roland. Abbiamo così deciso di creare un prodotto e mi sono veramente, veramente impegnato per il classico, quindi un doppio cassotto, 41-120, quarta, quinta, due voci in scatola, con 15 registri al canto e 7 i bassi effettivi. L'ho chiamato modello Organtone proprio per dedicarlo a questa storica ditta, alle sonorità stradelline e all'accordatura tipica di Stradella. Io vi suggerirei di venirlo a provare perché credo, credetemi, di avere creato uno strumento fantastico. Naturalmente noi continueremo, ci mancherebbe altro, a creare fisarmoniche per gli artisti della musica da ballo, però un angolino dedicato anche al classico, perché no? Abbiamo deciso appunto di creare questo strumento. Questo doppio cassotto, 15 registri al canto, 7 ai bassi, By Marco, il modello Organtone, proprio tipico strumento stradellino, lo potete provare in via Martiri Partigiani al numero 34. Ora andiamo in musica, visto che hanno richiesto un motivo da Roma, arriva Giovanni Corsi, Gianni il dottore con La Doccia, poi Graziano Piccinelli con Diamante e poi andiamo in fascia pubblicitaria e rientreremo subito insieme a Deborah Sbarra. Scusate, siamo un po' veloci perché in regia dicono... Siamo lunghi, stringere, stringere, I'm not afraid of the dark.
Un'altra musica con le fisarmoniche by Marco, esclusivamente a Stradella, in via Martiri Partigiani al numero 34, telefono 0385 40 501, web www.bymarco.com. Fisarmoniche by Marco, la fisarmonica dei numero 1. By Panda, l'amico del camionista. I prodotti by Panda sono disponibili in esclusiva solo presso le aree di servizio autostradali. By Panda, telefono 0385
27 75 52. Sito internet www.bypanda.it. Pezzoni Computer, nati nel 1999, si dedicano al servizio del cliente. L'obiettivo è la soddisfazione dei bisogni e la soluzione dei problemi attraverso proposte di intervento. Vendita di prodotti informatici, accessori, installazioni PC domestico, posto di lavoro, stampanti, scanner e molto altro. Assistenza in area Windows, Office, piccole reti locali, internet e telecomunicazioni. Riparazioni interventi in negozio a domicilio. Vi ricordo che Pezzoni Computer è in corso 26 aprile al numero 63 a Stradella. Telefono 0385 24 21 29 oppure info@pezzonicomputer.it. Dal 1999 a Stradella c'è Pezzoni Computers. Cordialità, simpatia, professionalità. Questi sono gli ingredienti della pizzeria San Giorgio a Stradella. In un ambiente raffinato gusterete oltre 50 tipi di pizze cotte nel forno a legna, preparate dalle mani sapienti di Rosa e Gennaro. Alla pizzeria ristorante San Giorgio potrete prenotare la vostra pizza da sporto che vi verrà consegnata direttamente nelle vostre case grazie ad un veloce servizio a domicilio, chiamando lo 0385 78 01 43. Ordina la tua pizza preferita oppure vieni a gustarla in via Martiri Partigiani al numero 10 a Stradella. La pizzeria San Giorgio è a vostra completa disposizione anche a mezzogiorno. Dimenticavo una cosa molto importante: a San Giorgio è la pizzeria ufficiale degli artisti di Fisarmonicando. Amici di Fisarmonicando, ecco a voi Enrico Traverso con Perle di Cristallo, Beppe Montagna con Passione, Lady Barbara volume 6, il DVD di Fisarmonicando in tour, Luciano Lanzi, Fisarmonicando Classic, L'ora del ballo, la mia fisarmonica, 7 CD e il DVD ufficiale di Fisarmonicando in tour a euro 60 più spese postali. Chiamate il 348 35 41 865, ripeto 348 35 41 865, e a soli 60 euro più spese postali a casa vostra arriveranno 7 CD e il DVD ufficiale di Fisarmonicando in tour. 348 35 41 865, e questi 8 fantastici prodotti saranno direttamente a casa vostra a soli 60 euro più spese postali. Fisarmonicando, tutto per voi a casa vostra. Dai, guarda CinTV con Fisarmonicando. La giallina della nostra Debora col CD Indio, se poi si sale, si sale, si sale, si sale. E guarda chi c'è. Ma che bello metto quando ero giovane, qua avevo qualche anno in meno. Allora, questo, e lo facciamo vedere, adesso vi spiegherò anche le motivazioni. Questo è il manifesto ufficiale di Fisarmonicando. By Marco presenta Fisarmonicando, ci sono io con le fisarmoniche e poi alcuni loghi delle emittenti televisive. Ecco perché vi ho fatto vedere questo manifesto, perché alcune persone organizzano feste per fisarmonica, e questo ben venga per questo fantastico strumento. Io ne sono felice che altre persone organizzino feste per fisarmonica, però alcuni organizzatori chiamano la manifestazione Fisarmonicando. Allora, Fisarmonicando è un'esclusiva di By Marco Fisarmonica a livello editoriale, infatti sono usciti, come tu sai, 5 CD, ora distribuiti, te lo dico in anteprima, dalla Fonola. Bene. In tutta Italia, uscirà anche il sesto e spero tu ne faccia parte. Il vero Fisarmonicando, l'originale con i numeri 1, è così etichettato da questo manifesto. Quindi quando voi vedete il mio faccione con le fisarmoniche, sappiate che questo è il Fisarmonicando, l'originale. Poi sono felicissimo che altre persone portino in giro per il Nord Italia le fisarmoniche, perché ne abbiamo da guadagnare tutti. Però Fisarmonicando, lo sottolineo, è una mia produzione e ci terrei che rimanesse. Ok? Sono stato molto elegante.
Moltissimo. Elegantissimo. Comunque fate feste a Iole, chiamatelo Fisarmonicando 2 la vendetta, che ne so, ma non Fisarmonicando. Giusto. Abbiamo ancora dei saluti. Abbiamo ancora dei saluti, posso andare? Prego, cara. Grazie. Volevo complimentarvi con tutti voi e richiedere un brano storico di Sandrino Piva, Marco da Tagliolo Monferrato. Questo era un messaggio in segreteria, infatti è in scaletta. Bene. Chiamo da Lucera, Foggia. Bentornati su Teleradio Acli. Francesca. Saluto la direttrice Caterina. Ciao Caterina, ti mando, ti do del tuo, anche se poi tramite email ci diamo del lei. Comunque le mando un bacio. Le mando un bacio. Ciao Bai Marco, i tuoi amici da Clusone, Bergamo. Bergamo, questa è un'altra emittente che cura tutta la provincia di Bergamo, Brescia e Sondrio, le valli di queste tre province. Saluto il direttore, ciao, grazie, ci vediamo prossimamente. Visto che hai salutato Bergamo e anche Brescia, ce n'è un'altra, chiamo da Monte Isola. Vi aspettiamo a Valli con Bagnasco, Riccardo, Graziano e Fisarmonicando. Ecco, questa è l'emittente, arriveremo con... Porteremo anche Deborah, perché quella sarà per te una bella esperienza. Volentieri. Questa emittente che trasmette appunto Fisarmonicando. Volentieri. Allora Deborah, adesso lancio due pezzi per accontentare le richieste e poi parleremo anche della scuola perché è molto importante. Certo. Un video datato di Franco Bagutti, scusate, un anno in più, e poi la nostra Deboruccia con Paparati. Baciata. La balliamo insieme intanto che ascoltiamo Bagutti. C'ha le prove. Noi siamo come l'acqua che va al mare, viandanti sulle strade della vita. La vita che di noi non ha pietà, la gioventù che presto se ne va, ma noi ci accontentiamo, ci basta il nostro amor, perché ogni compleanno ci trova uniti ancora. Hai un anno in più, lo hai compiuto solo ieri, lo champagne qui per noi. Stasera siamo noi e brindiamo volentieri. Hai un anno in più, tu però hai fermato il tempo. Non capisco come fai a restare come sei, vivi nei miei desideri. Mi regali gli anni tuoi, sarò tua finché lo vuoi, non dimenticarlo mai. Lasciamo stare amici e parenti, noi soli a lume di candela, rivivere i momenti che sai tu, ricordi che ci legano di più. E poi la notte intera e l'alba che verrà, un anno da affrontare più bello ancora sarà. Hai un anno in più, compiuto solo ieri. Lo champagne qui per noi, questa sera siamo noi e brindiamo volentieri. Hai un anno in più, tu però hai fermato il tempo. Non capisco come fai a restare come sei, vivi nei miei desideri. Regali gli anni tuoi, sarò tua finché lo vuoi, non dimenticarlo mai. Hai un anno in più, tu però hai fermato il tempo,
capisco come fai a restare come sei. Vivi nei miei desideri, mi regali gli anni tuoi, sarò tua finché lo vuoi. Non dimenticarlo mai. Già rientrati in diretta con Fisarmonicando, complimenti Deborah anche per questo motivo. Grazie, bello allegro, vero? Bello allegro, poi posso farti un complimento? Con questo taglio sei ringiovanita. Oh, grazie, come sei gentile. Hai compiuto gli anni circa un mese fa, ma sei ringiovanita. Grazie. L'amore. Sì, diciamo anche questo. Insomma, è importante, devo dire, anche per la professione, la tranquillità. Ma poi sai, l'amore più grande è sempre quello della musica, quindi cioè, certo, sicuramente, però se si ha a fianco una persona, quello sì, fortunatamente non manca. È molto importante. Lo salutiamo a proposito, che sicuramente ci vede da casa. Ciao bell'uomo, ci vediamo. L'hai lasciata sola quest'oggi, vabbè, è in buone mani, lo sai, sono il suo fratello maggiore. Parliamo un attimo, Deborah, di questa accademia musicale che è nata nel 2000, adesso vado a spalle, nel 2002 circa? Circa, vado a spalle. Sì, perché sono 10 anni quest'anno, quindi esatto.
Ecco, sono proprio 10 anni che abbiamo finalmente, diciamo, e fortunatamente aperto questa accademia. È un'accademia musicale che, insomma, ogni anno ingrandiamo con l'inserimento di qualche corso in più. Quest'anno fortunatamente sta nascendo l'orchestra anche di chitarre. Bene. E da 7 anni a questa parte siamo riusciti a inserire anche la fisorchestra, a volte piccolina, un po' più grande, ma quest'anno devo dire che i fisarmonicisti arrivano a 10, Marco. Bene, bene, ed è un successo per la nostra città, credete che Stradella meriterebbe molto di più, però 10 fisarmonicisti, credetemi. E poi una novità anche, Marco, io è un anno che faccio lezione a una bimba fenomenale, 6 anni e mezzo di bambina, tu vedi usa una 48 che a momenti è più grande di lei, ma è un tesoro. Ciao Denisa, ti saluto. Denisa, ascoltami, Denisa, allora ti porteremo fra un annetto? Un annetto qui ospite a Fisarmonica. Dai, perché no? Ok? Dai. Quindi ricordatevi l'Accademia Musicale Città di Stradella, colgo l'occasione per salutare anche Romina. Sì, dai, Romina, Fabio, tutti quanti. Ciao Romina, ciao colleghi. Fabio, vi abbraccio anche perché io penso di aver contribuito all'epoca a creare, ho dato là, possiamo dato dirlo, là, ho dato là per far sì che nascesse questa accademia, sono contento perché è composta da professionisti, Romina, Fabio e tanti altri. Sì, quest'anno abbiamo anche l'inserimento già dall'anno scorso della musica, diciamo il canto moderno, la Paola Lopane, la salutiamo anche lei, e abbiamo anche il corso del coro, 2 corsi. Bene. Il corso proprio dei cuccioli è un pochino più grandi, veramente se ci vengono a trovare credo che saranno tutti contenti. Ricordatevi Accademia Città di Stradella, in via Giovanni Bovio. Allora, si avvicina Natale. Che si fa a Natale? Bisogna fare i regali. Quindi le alternative sono 2. Ho acquistato una fisarmonica o ho acquistato un computer. Quindi per acquistare la fisarmonica, Fisarmonica by Marco, via Martiri Partigiani al numero 32, la ditta, vi ricordo, la storica Lucchini, io ne vado orgoglioso di questa sede perché abbiamo vissuto io e Debora forse gli anni più belli, sì, lo possiamo dire tranquillamente, gli anni più belli della nostra vita. Sì, vero, confermo. E noi abbiamo continuato la tradizione e siamo ancora qua, anche per un discorso affettivo. Soprattutto affettivo, sì. E stavo dicendo, ho acquistato una fisarmonica oppure un bellissimo computer, perché il nostro Giorgio Pezzoni ne ha a dozzine per il periodo natalizio. Andate via in Strada Nuova, in via 26 aprile, e troverete Giorgio Pezzoni a 100 metri dalle fisarmoniche by Marco. Ora Deborucci, andiamo in musica, arriva Massimone Andreotti. Ecco, che era stato richiesto, tra l'altro. È stato richiesto, è stato premiato. Ciao, alla Massimo. Carriera. Presenterà qua il suo, come hai fatto tu, il suo nuovissimo CD edito Bagutti, è gasatissimo Massimo. Ti saluto Massimo, ti aspetto quando tra poco, tra circa 15 giorni tutto sarà pronto, ti ascoltiamo con Primi Baci e poi da cosa nasce cosa questa canzone che abbiamo lanciato io e Antonella, incisa da Paolo Berto e tantissime orchestre, speriamo di prendere qualcosina di SIA perché non fa mai male. Mai. E poi magari compriamo un'altra telecamera. Ok? Devo tagliare. Vabbè, musica, taglia, mi fa regista, taglia. Thank you.
Rientrati negli studi di Fisarmonicando, adesso acceleriamo i tempi perché siamo un po' lunghi, il satellite purtroppo taglia, non dà possibilità, quando dice basta, è basta. Andiamo con i saluti, Deborah? Con i saluti, allora, semplicemente bravi, ci tenete molta compagnia, bellissime fisarmoniche e ottima musica. Carmelo da Saponara, Messina. Ciao, ciao Carmelo, grazie. Vi seguo su Sky da Pontedera, Pisa. Quando siete in questa zona? Pontedera, scusate, Pisa, non lo conosco. Sì. Quando siamo in quella zona, Marco? Arriveremo in Toscana il prossimo anno sicuramente. Ciao Marco, complimenti all'ospite, grazie, e a tutto lo staff. Bentornati in Liguria, Cristina e Giovanni da Renzano. Ciao, ben ritrovati su queste due storiche emittenti. Ciao, ciao, è un piacere veramente. Poi dicono, è tornato finalmente Fisarmonicando. Dove? Vi seguiamo da tanti anni, Giuseppe da Bistagno, Alessandria. Vabbè, dalla provincia di Alessandria sicuramente ci seguiranno, Deborah, dal lontano 2004, quando tu sei stata la prima ospite di Fisarmonicando, sì, insieme a Daniele Neri. Sì, hai rotto Daniele il ghiaccio Neri, con sì. me, era il maggio del 2004, io, Deborah e Daniele Daniele e il mitico Dino Crocco. Sì.
Sì, infatti. Un anno da non dimenticare. Da non dimenticare. Ce ne sono ancora due. Due, vai. Allora, complimenti per il programma. Vorrei informazioni sulle fisarmoniche. Che devo fare? Chiamo i numerini, eccoli qua, oppure www.baimarco.com. Chiamo i numerini, dai che ti rispondo. Dai, facciamolo fare. E questo, quando verrete in Calabria? In Calabria ci deve pensare Gianni Turco e sta preparando un quintà di soprissata e poi E lo salutiamo, Cacicavaldo, come si dice quello? Caciocavallo. Devi salutare qualcuno in Calabria. Voglio salutare l'amico Gianni che abbiamo suonato insieme quest'estate. Ciao Gianni. E poi qua vedo che questo saluto lo mandava Salvatore da Belvedere Marittimo, tutti coloro di Belvedere, la mia città nativa, quindi saluto sempre tutti. Sempre in provincia di Cosenza. Provincia di Cosenza, ovviamente salutiamo gli zii, i cugini, tutti quanti. Salutiamo dalla Calabria. Tutta la Calabria che ci sta seguendo in questo momento su Sky e poi ci rivedrà su questa emittente che è Camp Tele 3. Ciao, ciao, ciao. Allora, siamo in ritardissimo, arriva Sandrino Piva, ha richiesto un motivo storico, le tre campane, poi ecco il motivo citato circa mezz'ora fa, Debora con la ciarda di Monti. Questa non poteva mancare. Non poteva Marco. Mancare. No. E poi, guardalo qua, Gianni Turco con la cumbia italiana. Ma Gianni sempre in mezzo stai. Sempre prepara sempre. La soprissata che arriviamo. Dai. Ragazzi, la campana del villaggio? Dopo balliamo però, facciamo che magari qualcosa, un po' di casino anche per i giovani, tanto per cambiarlo. Sì, ma ci mancherebbe. Guarda Domingo, guarda, vai Domingo! Là, le pinte nella valle. La voce romantica, un applauso a Castabai, sì! Lui ha un solo giorno e tutti quanti stretti intorno che lo portano a Bravo Domingo! Vai Domingo! Del villaggio suona lui, riposo tanto dolce, non l'avevo avuto mai. Manolo! Yeah.
Sì. Ragazzi, io vorrei ringraziare il Partito Socialista che mi ha dato la possibilità di essere qua per la prima volta in questa favolosa piazza. Io ringrazio di vero cuore e un grazie a voi, un pubblico stupendo, caloroso, gentile come siete voi. Grazie, grazie. I vostri applausi ci fanno tanto, tanto, tanto bene. Un grazie anche TRE, dico bene? Da lunedì, trasmettete lunedì? Facciamo pubblicità prima di fare il finale, perché magari qualcuno si distrae dopo, allora è giusto ricordare, vero Paolo? Ok. Lunedì a che ora? Sì, insomma, via Tartachino, la televisione, la matrice in cura, qualche volta si è travera. Alle 9! Ok ragazzi, facciamo il finalone? Sì!
impazzire ti farà. La suoni in piedi o da seduto, l'importante è non aver bevuto. Viva la Fisa, viva la Fisa, tanta gioia porterà. Bianca, nera un po' spelata, gioia e amore a volontà. Di Boluccio, dobbiamo salutare velocemente perché abbiamo fatto una bella chiacchierata, ma sì, poi avremo occasione ancora di rivederci. Di quello che vuoi, di quello che vuoi. Un bacione a tutti quanti, vi aspetto nelle mie serate, ciao! Così veloce? Tu mi hai detto di andare veloce. Vabbè, lei è Deborah Sbarra, sì, Stradella, Accademia Musicale, andate ad ascoltare perché ci siamo dimenticati di dire che lei ha un duo, non l'abbiamo detto, abbiamo detto tutto tranne quello. Sì, io e la mia Giallina. Poi lei è la sua Giallina, quindi voi chiamatevi che io vi do il recapito telefonico. Bacioni, vi voglio un mondo di bene. Deborah Sbarra e Bai Marco vi salutano. Andiamo di qua. Andiamo. Usciamo, ti così, seguo, vai. Usciamo così, guarda, guarda che coppia. Che guarda, belli. Guarda.
Lo sta vai Marco, gli Europisa vi ringraziano, grazie di cuore. Vai col tico tico. Sparra, Sandro Lario, Riccardo Ambrogini, Alen, Paolo Magnasco, Samuel Rossi, Serena, Beppe Montagna, per voi col Tico Tico, la band di Manolo e Paolo Magnasco. Grazie!